Emozionata, a parte che piacere perché è la prima volta che ci vediamo dal vivo, tra virgolette, live comunque, e quindi sono molto emozionata. No, No, grazie. No, figurati. No, 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 dai. allora, benvenuta comunque, perché sei nostro ospite oggi, quindi tra poco passiamo alle presentazioni. Faccio un piccolo preambolo per spiegare un po' al nostro pubblico perché siamo qui in live oggi. Quindi da qualche mese fa, quando ci siamo messi in contatto, da parte nostra abbiamo fatto questa scelta di provare a contattarti per il fatto che appunto le tematiche che tu tratti, perché io ti seguo già da diverso tempo, sono strettamente correlate un po' con quello che facciamo, con la nostra mission di creare opportunità per artisti e di far crescere comunque gli artisti secondo le nostre possibilità e quello che facciamo. Quindi, essendo tu un'esperta di mercato dell'arte, oltre che una consulente insomma, su tutti gli aspetti che ne concernono, no, questa parola non so sistemare, insomma, gli Neanche aspetti che io. si collegano. Dopo lo spiegherai meglio tu, praticamente riteniamo che sia un valore aggiunto, un dare concretezza, perché comunque occupandoti di mercato ti occupi anche di dati, quindi non stiamo solo parlando di opinioni o non lo so, competenze generali, stiamo parlando proprio di cose poi che vanno sul concreto, motivo per cui oggi speriamo di essere quanto più utili possibili a chi ci seguirà. E niente, quindi chiudiamo questa cosa e niente, se vuoi dire a chi non ti conosce, chi sei e cosa fai. Allora, io innanzitutto grazie per avermi invitata e ho accettato volentieri la vostra proposta perché mi siete proposti proprio in maniera molto professionale Grazie. e gentile. Quindi devo riconoscere che io ricevo tantissime proposte, diciamo la maggioranza delle quali allucinanti, proprio anche come modo di porsi. Quindi Ah. quando ho visto una cosa fatta così bene, ho detto no, non posso dire di no, capito? Dai, no, Adesso. ci No, no, illusionate davvero. tantissimo. Veramente bravi, davvero. Grazie. Non è così scontato, ve l'assicuro. Ok. Allora, mi presento, sono Stefania Monopoli e ho creato un po' di anni fa Artist Coaching, che è una realtà che ha come fine quello di spiegare, aiutare gli artisti a capire il mercato dell'arte, che è una realtà, un mondo molto complesso, anche perché non ci sono tante informazioni a disposizione. Quindi io ho detto, perché non provare a semplificarlo, renderlo più accessibile e a fornire delle informazioni che permettano agli artisti di non solo capirlo, ma anche di inserirsi all'interno del mercato, perché il problema della maggior parte degli artisti, anche di chi ha fatto scuole come accademie, è quello di essere molto bravi, magari da un punto di vista tecnico, creativo, eccetera, però poi tutta la parte legata al mercato commerciale, di promozione, prezzi, così, è un casino, ok? Quindi il mio lavoro è stato un po' quello, insomma, è iniziato nel 2018 e ha preso piede molto velocemente, quindi adesso siamo una community bella grande e siamo qua, insomma, ecco, Grazie. a cercare di informare, ecco, il mio obiettivo è quello di informare e fornire strumenti per capire questo contesto. Esatto. E appunto in questo ambito quindi si inserisce un po' anche il nostro intento, ecco. Quindi il tuo apporto di oggi lo andiamo a vedere con alcuni punti che abbiamo pensato utili al nostro pubblico. Piccola parentesi, chi volesse fare delle domande, c'è cioè il famoso box domande, non credo che si chiami così. O comunque domande, in basso c'è un punto di domanda, quindi se potete scrivere qualcosa durante che avete da chiedere, poi lo vedremo verso la fine e lo trovate in basso a destra. Provate a controllare in caso, io da parte mia lo vedo, però essendo la persona che fa la diretta, non so dirvi se è preciso dove lo vedete voi. Comunque c'è sicuramente, dovrebbe esserci. Sì, E e poi questo è abbiamo già. sempre un problema, perché poi
Ognuno lo vede in maniera diversa, si sa che dipende dal tipo di cellulare, non lo so. Comunque Infatti anch'io può darsi. vedo il punto di domanda. Anch'io lo vedo, però magari è questione che di aggiornamenti, chi lo sa, Non si sa. queste cose qui. Comunque qualche domanda ce l'abbiamo già perché le ho raccolte anche nella fase precedente, quindi ecco, poi sicuramente andremo a vedere anche questo. Quindi cominciamo beh, il titolo di oggi, come probabilmente molti di voi hanno visto, è Da zero al mercato dell'arte, consigli utili per crescere. Quindi parleremo di questo aspetto di passaggio da un artista che magari lo fa per passione piuttosto che vorrebbe diventasse una professione e parleremo di questo passaggio verso il mondo lavorativo, che anche secondo me, anche da artista in erba, ancora oggi è un po' diciamo visto in modo un po' particolare nel nostro settore. Quindi il minimo che possiamo fare è andare a capire qualcosa in più. Quindi, per chi comincia appunto da zero, quali sono gli errori più comuni? Quindi, cosa dobbiamo stare attenti a evitare di fare se vogliamo fare questo passaggio? Allora, sicuramente l'errore più comune, che è quello che ho anche accennato prima, è quello di concentrarsi troppo sull'aspetto tecnico, cioè sull'opera, che va benissimo, cioè, anzi io sono la prima che spinge l'artista a cercare sempre di migliorarsi, a creare le opere migliori e più interessanti possibile. L'errore che si fa però tante volte pensare che basti solo l'opera per poi automaticamente vendere. Cioè, io sono un bravo artista, io creo delle opere molto belle, quindi basta che io le propongo al pubblico e sono a posto. Okay? In realtà non funziona così. E un altro errore che si fa appunto è quello di provare a inserirsi nel mercato senza conoscere come funziona il mercato. Cioè, penso questa sia la cosa che più taglia le gambe ad un artista. Improvvisarsi, buttarsi così per vediamo come va, è uno dei modi peggiori per iniziare, perché si finisce in un vero e proprio tritacarne. Allora, per chi non lo sa, probabilmente lo saprete tutti, però in Italia soprattutto, appena voi cercate di affacciarvi nel mercato dell'arte, anzi, prima che voi cerchiate di farlo, sarete bombardati di proposte di ogni tipo e genere, di gente che cercherà, vorrebbe aiutarvi, farvi vendere, diventare famosi, ricchi e tutto quanto. E in realtà, nella maggior parte dei casi, sono degli specchietti, delle allodole che non vi porteranno niente se non a perdere un sacco di soldi, a investire soldi in realtà che non sono utili per voi. Okay? Quindi io faccio sempre questo esempio. Provate a immaginare di entrare nel mercato dell'arte come se foste degli atleti che iniziano a giocare a calcio, ok? Voi potete essere prestanti, muscolosi, veloci, scattanti, cioè quindi avere tanta materia prima valida. Ma se vi buttano in un campo di calcio durante una partita e voi non sapete nulla del calcio, non sapete nulla delle regole del calcio, per quanto possiate essere degli atleti eccezionali, prendete un sacco di mazzate, ok? Non riuscite neanche a segnare, insomma, perché non conoscete le regole, non sapete come funziona il gioco, il contesto in cui siete inserite. Stessa cosa per il mercato. Potete essere anche degli artisti bravissimi, ma se non sapete come funziona, è difficile riuscire a fare qualcosa, o perlomeno magari riuscite ad ottenere dei risultati, ma con molta fatica, con molte delusioni, con molte fregature. Questo è un altro aspetto importante. Quindi io dico sempre, la prima cosa è capire bene. Cioè, per fare bene bisogna conoscere bene e quindi secondo me questo è l'errore numero uno che si fa. Poi un altro errore, diciamo tre errori principali. Il terzo errore secondo me è quello di associare, di legare troppo il proprio valore come artisti, il proprio valore, il valore delle proprie opere d'arte da un punto di vista proprio culturale, artistico, okay, al valore economico. Quando si inizia ad inserirsi nel mercato non si può pensare di vendere subito a cifre alte, okay? Anche se il termine alto è relativo, dipende da persona a persona.
Quindi tante volte c'è una sorta di scoraggiamento, cioè si associa il valore economico dell'opera al proprio valore come artisti, eccetera. Ecco, non è così, non c'è questa connessione così diretta, ok? Quindi bisogna essere anche un po' distaccati e dire, ok, provo a iniziare a vendere, indipendentemente dal prezzo che avranno le mie opere all'inizio, sono sicuro di me e del mio valore come artista, ok? Quindi staccare un po' l'aspetto emotivo da quello economico, diciamo fondamentalmente questi tre passaggi. Quindi ricapitolando, concentrarsi solo sull'opera, non conoscere il contesto in cui ci si vuole inserire, quindi in questo caso il mercato, e legarsi troppo emotivamente alla relazione tra prezzo e opera o valore dell'artista in sé. Ecco, diciamo questi Sì, tre. ok. Infatti, ad esempio, credo che forse la conoscenza del mercato forse è un po' la più difficile, perché nel momento in cui una persona non c'è mai entrata, deve fare un lavoro pregresso, ovviamente, cioè non di esperienza, no, ma di studio. Quindi diciamo che invece che andare a sbattere contro appunto i muri e farsi l'esperienza in questo modo, magari informarsi prima sicuramente è più utile. Però devo anche dire che secondo me non ci sono molte. Cioè non c'è un accesso così facile a questo tipo di conoscenza. Infatti, ad esempio, io seguo molto spesso anche le tue dirette perché, oltre che conoscere i tuoi servizi, ne ho acquistato anche uno, ma in questo momento non è rilevante, però per dire che, per esempio, tu dai, secondo me, fai un grande, comunque servizio in questo senso, perché non è così facile, o comunque è molto frammentata l'informazione da questo punto di vista, e quindi, veramente diventa difficile raccogliere i pezzi e unire i pezzi del puzzle, ecco, magari. Esatto, Sì. sì, in effetti è così, in Italia c'è questo contesto che per me è un vantaggio, perché comunque ovviamente mi ha Esatto. aiutato nel mio lavoro, è proprio tutto spianato, Esatto. e non so perché. Allora, in realtà quello che si trova in Italia, cioè, quando io ho iniziato, ovviamente ho fatto un po' una ricerca, in Italia non c'era nulla, o comunque quello che c'è spesso è un po' antiquato, tra virgolette, cioè quindi si fa magari una vecchia concezione del mercato. Esatto. C'è anche un po' di riluttanza a parlare del mercato, non so perché, sinceramente. Comunque a me va benissimo così, perché non ho molto, come dire, molto competita. Però sì, effettivamente è difficile, ma cioè, a partire dalle scuole stesse, dalle accademie stesse, non c'è mai una preparazione Sì, è vero. anche di base, ecco, non è che deve sapere tutto, perché poi ci vogliono anni e anni anche di esperienza pratica per capire come funziona il mercato. Un mercato che poi è in costante trasformazione, quindi quello che magari andava bene 10 anni fa non va bene adesso, ma anche quello che era valido 2 anni fa adesso Esatto. è un po' trasformato, perché è comunque un contesto dinamico che si muove molto velocemente, quindi è comprensibile. Però forse boh, c'è sempre questa riluttanza nell'associare la parola mercato a arte, come se Sì. Esatto. fosse un tabù. Cioè, non si dice, cioè, tutti sogniamo di vendere le nostre opere d'arte, però non lo dobbiamo Brava. dire, ok? Che in realtà Un invece paradosso. sì, anche perché arte e denaro sono sempre stati collegati, Sì, infatti. ma nel corso della storia, da sempre, insomma, le grandi commissioni del passato, se pensiamo ai grandi artisti del Rinascimento ci sono stati, perché comunque c'erano dei committenti ricchissimi che sborsavano fior fior di quattrini, ecco, quindi bisogna un po' togliersi tanti pregiudizi Esatto, e andare un po' più sì, liberi, ecco. esatto, magari uscire un po' da una visione, sì, che siamo abituati che sia elitarista un po', Sì. solo Pensa che, l'elite ha accesso al esatto. mercato, tutti gli altri ci provano, un po' così, Ma che poi non è vero, capita. perché appunto tu parlavi prima di dati, e hai detto bene, perché io sono un amante dei Esatto. dati, nel senso, è tutto bello, è bello parlare, chiacchierare, dire di tutto di più, ma poi quello che conta cioè è quello che succede veramente, ce lo dicono i numeri. Noi pensiamo appunto al mercato dell'arte come un contesto elitario, anche perché le notizie che passano, anche al TG, banalmente, sono quelle sempre di vendite di opere milionarie. Pensiamo adesso che è appena stato venduto un Picasso a 150 milioni di euro, eccetera. Quindi noi abbiamo questa idea di mercato.
In realtà, se noi andiamo a leggere i report di mercato, più del 90% delle opere vendute nel mercato dell'arte sono sotto i 10.000 euro. Quasi tutto il mercato è sotto i 10.000 euro e anche sotto i 1.000. È una grossissima fetta. Quindi, in realtà, il mercato dell'arte è fatto di opere di basso, medio livello di prezzo, ovviamente, parlano di qualità. Però ovviamente queste cose non fanno notizia, quindi anche dalla parte, io ti parlo, io ho iniziato come collezionista e anche io ho sempre avuto questo sogno di poter avere tante opere d'arte, insomma, questo desiderio di possesso, ecco. Però nella mia testa ho sempre pensato, vabbè, dovrei essere ricchissima, eccetera. Quando poi ho scoperto, crescendo, che per me era possibile acquistare opere, ma con pochi soldi, veramente poche centinaia di euro, non parliamo neanche di migliaia, di artisti anche molto famosi, adesso un po' più difficile, quelli che ho acquistato tempo fa. Ma mi si è aperto un mondo, ho detto, ma com'è possibile? Cioè io posso avere un pezzo di un artista che ho conosciuto, ovviamente un pezzo minore, però posso averlo, ok? Quindi, e lì ho scoperto questo, com'è veramente il mercato, ok? Che non è solo di grandi gallerie, di grandi case d'asta. Ma c'è di tutto, insomma, c'è a Sì. tutti i livelli. E quindi, poi parlando con degli amici artisti, mi hanno detto: ma caspita, ma perché io dicevo loro: guarda, io sto comprando così, ma perché anche tu non fai con questo artista americano? Ovviamente tutte queste cose, questi cambiamenti avvenivano all'estero, noi in Italia siamo sempre lontani, anni luce dalle Calma. trasformazioni. E quindi io parlando con questi amici, mi dicevano: cavolo, ma perché queste cose non le spieghi, nessuno ce le spiega, anch'io provo a fare così, eccetera. Quindi è nato il progetto, un po' quasi per gioco, e invece ha avuto un boom pazzesco da subito. Perché? Perché, come dicevi tu, un artista queste informazioni non le trova. Esatto. Quindi appena qualcuno gliele spiega in maniera semplice, Eh sì. ovviamente siamo tutti interessatissimi, ecco. Certo, assolutamente, infatti. Comunque, tornando anche alla, un po' a questo artista che vuole vendere le sue opere, naturalmente uno dei passaggi che un po' tutti penso che fanno nel loro durante, è quello comunque di esporsi con le proprie opere, perché naturalmente se non mostri ciò che fai, al di là appunto delle capacità nel mercato dell'arte o della conoscenza, però è naturale che in qualche modo devi aprirti al pubblico, che sia online oppure in qualche realtà, spesso che vanno anche di pari passo queste due cose. Quindi è importante avere un po' una piccola conoscenza di quello che può essere una buona scelta da quella che non lo è. Quindi parliamo di mostre, ad esempio. Cosa è utile quindi per farci conoscere e per vendere? Ho fatto l'esempio della mostra, però sicuramente Certo. ci sono diverse Sì, possibilità, sì, sì. soprattutto al giorno d'oggi, ecco, perché sebbene non siamo, nessuno ci costringe, ad esempio, a essere online. Però noi non possiamo prescindere, appunto, come dicevamo prima, da quelle che sono anche un po' le statistiche. Però comunque nessuno ci obbligherà lo stesso neanche dopo, però giustamente vediamo un po' come un artista può esporsi e avere una propria vetrina, appunto, che sia un'occasione singola o che sia una cosa perenne, quant'altro, a tuo parere. Allora, sicuramente le opere devono essere viste da qualcuno in qualsiasi modo, okay? Perché finché stanno nel nostro studio, insomma, restano lì, ecco. Allora, sicuramente negli ultimi anni c'è stata un'esplosione dell'esposizione delle opere online. Esposizione non intendo la mostra, proprio del far vedere al pubblico le opere online, che secondo me è uno strumento favoloso che ci dà delle possibilità che fino a qualche anno fa erano Sì. impensabili. Okay. So che molti artisti, magari quelli un po' più adulti, che non vengono da una realtà digitale, non sono nativi digitali, ma non lo sono neanch'io in realtà, non vedono di buon occhio questa cosa, però, come Vero. dicevi tu, ormai la realtà virtuale e quella analogica, quindi diciamo anche all'interno del mondo dell'arte,
non possono essere scisse, nel senso, nel momento in cui, non so, un artista è rappresentato da una galleria che organizza una mostra, la galleria sicuramente ha una visibilità online, mostra le opere online, ha probabilmente un e-commerce online, e, cioè, anche volendo non si può prescindere dall'avere una presenza online, ok? E mai fare l'errore di dire, vabbè, io cerco un gallerista o qualcuno che lo faccia per me e io me ne sto per i fatti miei. Perché non è così. Perché se noi studiamo sempre l'andamento del mercato, scopriamo che i collezionisti, quando vogliono comprare qualcosa, vogliono. Allora, innanzitutto chi compra opere d'arte, guarda, ho letto ultimamente, proprio in questi giorni, mentre ero sull'aereo in questi giorni, ho letto un report sui collezionisti nel 2023, anche se non è ancora concluso, insomma. Okay? E praticamente questo report diceva che il collezionista tipico oggi è sempre più un collezionista, cioè è sempre meno un collezionista che compra di impulso, quindi vedo un'opera, mi piace, la compro a lei. Ma è sempre più un collezionista di ricerca, cioè prima di comprare un'opera d'arte io faccio le mie ricerche, quindi vado a vedere chi è l'artista, cosa fa, quanto ha venduto, cosa fanno artisti simili a lui, i prezzi che mi propone hanno senso o meno, eccetera. Okay. Di conseguenza, anche se io vedo un'opera di un artista in una fiera o in una galleria, prima di comprarla una mia ricerca la faccio. E che cos'è che influenza maggiormente un acquirente nell'acquisto di un'opera d'arte? Sono sempre dati. Al primo posto c'è l'artista. Quindi chi compra non sta più lì tanto a seguire cosa dice l'influencer d'arte, la galleria, il critico. Io voglio vedere cosa dice l'artista. Io voglio vedere chi è l'artista. Si cerca sempre di più questo contatto con l'artista che necessariamente avviene attraverso i social o il sito personale dell'artista. Quindi evitare di esporsi, appunto, di mostrarsi come artista le nostre opere in prima persona, quindi attraverso i social, oggi come oggi è una follia vera e propria. Ok, quindi perché il pubblico va in quella direzione lì. Poi ovviamente questo non è tutto. È importante, come dicevi tu, anche esporsi e esporre le proprie opere attraverso delle mostre fisiche, ok? Lì però si apre entriamo in un ginepraio, perché come ben sai, in Italia in particolare siamo devastati da una piaga che è quella delle mostre a pagamento, dove ogni due per tre veniamo contattati, dico veniamo, io non sono un artista, eppure contattano pure me, da realtà che ci propongono di esporre location più o meno fighe, ok? Pagando una cifra a volte anche molto consistente, ok? L'artista che non conosce, quindi che non sa come funziona il mercato, spesso dice, vabbè, probabilmente si fa così. Poi magari il tra virgolette, gallerista che ti propone la mostra, ti dice no, ma guarda che devi investire su te stesso per far crescere la tua attività, cioè, dice vabbè, probabilmente si fa così per avere visibilità. E quindi si inizia a pagare per esporre, quando in realtà questa pratica non solo è inutile, ma è anche nociva per l'artista, perché uno ci troviamo, magari vediamo, la nostra opera si ritrova ad essere esposta insieme a un ciarpame infinito, perché davvero espongono qualsiasi cosa, non c'è una selezione. Due, a questa esposizione non ci va nessuno se non i parenti degli artisti, anche perché provate a pensarci, se io sono un collezionista che vuole acquistare un'opera d'arte e voglio affidarmi a un professionista esterno, vado là dove c'è una reale, sincera selezione delle opere d'arte. Quindi dico, ok, questo gallerista mi propone una selezione di artisti in cui crede che hanno comunque un valore o una possibilità di crescita in futuro, cosa che non esiste nelle mostre a pagamento, dove trovo di tutto di più. Quindi è difficilissimo. Allora, io in tutti questi anni di attività mi sono confrontata con migliaia di artisti, artisti che hanno tratto giovamento, hanno venduto da una mostra a pagamento, ne ho trovati tre su migliaia. Due dei quali mi hanno detto mai più, è stata proprio una botta di fortuna. Un terzo invece ha detto no, vabbè, tutto sommato, però capisci che è un'eccezione, cioè se su migliaia tre
c'è qualcosa che non va, insomma, quindi non è sicuramente una strada giusta. Invece è Certo. importante trovare realtà espositive serie, insomma, che abbiano come intento quello veramente di valorizzare gli artisti, che possono essere realtà commerciali o anche delle associazioni, ecco, non necessariamente il gallerista che poi vuole vendere le opere. Però per riuscire a capire a chi affidarsi, bisogna avere una conoscenza pregressa di come funziona il mercato. Torniamo sempre al discorso di prima. Se io non ho strumenti che mi permettono di capire come funziona il mercato, come faccio io a capire se la tua Esatto. associazione è seria, se quello mi sta fregando o se si fa così? Non si hanno gli strumenti. Quindi ci deve essere sempre a monte una conoscenza, ecco, del contesto in cui ci andiamo ad inserire. Sì, io sì, condivido in particolare il fatto che siamo magari abituati a dire ok, io non so, magari sono confusa, non so dove andare, cosa fare per vendere, per esporre le mie opere, per crescere, eccetera. Però magari non ci, cioè, è anche la persona stessa che deve fare, secondo me, un attimo, un momento di, cioè, non sempre, cioè, per affidarsi a qualcuno, appunto, bisogna prima di tutto sapere noi, non so cosa chiedere, cosa ci interessa. Di cosa abbiamo bisogno, cosa ci manca sapere. Cioè, io credo che la persona in primis deve fare un proprio ragionamento, che a volte mi sembra spesso che manchi questa prima parte in cui capire dove stiamo andando, cioè cosa stiamo facendo e perché lo stiamo facendo, perché altrimenti appunto incontro la prima persona che mi promette qualsiasi cosa e, Eh sì, e andiamo avanti il così. gatto e la volpe. Ecco, guarda, mi hai fatto venire in mente un'immagine che utilizzavo fino a qualche anno fa, ecco, però ci sta oggi. Molti artisti sono in attesa del gallerista azzurro, cioè come un tempo, sai, Hai la ragazza era in attesa anticipato del qualche principe domanda azzurro. anche, mi sa. Ah sì, e vabbè, poi approfondiamo. Sai, io sono qui, dico, sono un bravo artista, aspetto che arrivi il gallerista azzurro, il critico azzurro, che ne so, il mecenate azzurro, che vede le mie opere e dice, wow, quanto sei bravo. Tu stai lì, chiuditi nello studio, vai avanti a fare le tue opere e io farò tutto il lavoro sporco. Ecco, scordatevi questa cosa. Cioè, non esiste, ma neanche nei sogni più proibiti. Cioè, dovete essere voi a prendervi la responsabilità della vostra attività. Poi, nel corso del cammino, incontrerete persone con cui collaborare, che vi daranno anche una mano, cioè glielo auguro, che vi daranno una mano, che avranno gli strumenti, le competenze, i fondi per farvi crescere, ovviamente, perché uno da solo non è che fa tutto. Però dovete partire voi. Cioè, io parlavo, mi confronto spesso con dei galleristi seri e quando chiedo, vabbè, ma voi in relazione a quali fattori scegliete un artista da rappresentare, eccetera, nella maggior parte dei casi, cioè sempre, la risposta ovviamente è le opere devono essere in linea con quello che propone la galleria, ma qual è il fattore discriminante che l'artista sia una persona con cui si possa lavorare bene, cioè quindi uno che si dà da fare, serio, puntuale, che sia già in grado di comunicare con un pubblico, magari avere un brand già ben strutturato, cioè voi non dovete pensare che un gallerista faccia tutto il lavoro per voi, anzi un gallerista è più propenso a scegliere un artista che già parte di questo lavoro l'ha fatto, che ha già un suo brand, che ha già un suo pubblico, che già si è dato da fare per fare qualcosa. Quindi dice, ok, con questo si può creare qualcosa. Nessuno vuole un'ameba capricciosa che, non lo so, magari deve produrre delle opere per l'apertura di una galleria o di una mostra, però non ho l'ispirazione, non è, e li pianta. Cioè, dovete pensare che è un lavoro come tutti gli altri. Ma finché voi create le vostre opere per voi, fate quello che vi pare, giustamente. Ma nel momento in cui voi volete entrare nel mercato, è un lavoro, cioè è come aprire un bar, è come iniziare a fare libero professionista di qualunque settore. Bisogna avere una deontologia, delle regole, un modo di porsi, di trattare con le persone, con i collaboratori, se no sono mazzate. E l'errore è quello di pensare che il mercato dell'arte, il mondo dell'arte sia diverso dagli altri mercati, dagli altri contesti lavorativi. No, non è così assolutamente. Ci sono delle diversità. Ma poi quello che, diciamo, i pilastri fondamentali sono gli stessi.
Sì, e quindi anche appunto magari distaccarsi un attimino da, questo l'abbiamo detto prima, da concezioni un po' vecchie e questo che abbiamo appena detto, insomma, quindi responsabilizzarsi un po' di più nell'ottica di entrare nel mercato, perché fa la differenza, insomma, tra chi non lo fa e chi lo fa una Assolutamente. volta che si vuole entrare. E quindi in questo senso, ad esempio, questa era anche una mia curiosità personale, però secondo me c'è anche un po' di confusione su questo, quindi le tematiche un po' che abbiamo deciso di trattare sono anche legate anche all'esperienza, no? Quello che anch'io vedo e anche i miei colleghi. Quindi, ad esempio, quali sono magari le categorie degli artisti nel mercato? Perché se vogliamo entrare nel mercato, anche questa è una cosa da conoscere. Per esempio, vado a vedere la mostra di un artista che magari io non conoscevo, però sto cercando di capire come si posiziona, chi è nei limiti del mio interesse, perché non sono un critico, non sono un gallerista, quindi non sono un collezionista, magari non voglio neanche. Voglio solo conoscerlo e capire, poi dipende, un altro soggetto avrà un altro scopo, però capire un po' come si posiziona, cioè è una cosa che si riesce a fare come persona, diciamo qualunque, artista o appassionata comunque d'arte, ci vogliono delle conoscenze profonde per attribuire noi, secondo noi, cioè non è una cosa matematica. Presumo, non lo so, lo chiediamo a te, sapere se un artista, non lo so, è un esordiente o anche chi è l'artista affermato di oggi, come si fa a dire che un artista è affermato? Insomma, Sì, queste sì, domande un sì, sì. po' di Allora, questo io non sono tipo. un amante delle categorie, Beh, premetto, quella è anche la cosa perché migliore. ti spiego. Allora, il mercato dell'arte è molto complesso, nel senso, noi a volte pensiamo che ci sia solo un mercato dove un artista è affermato all'inizio, eccetera. In realtà esistono tanti mercati, infatti si parla di mercati dell'arte. Quindi magari un artista può non essere conosciuto, per esempio, al grande pubblico, o non può essere anche ignorato dalla critica. Però nella sua nicchia di mercato vende come un pazzo, è conosciutissimo, ok? E ormai il mercato è così, cioè è un mercato fatto di nicchie, ci sono artisti che magari fanno solo, che so, arte dark, horror, capito? Schifati dalla critica tradizionale, questi guadagnano tantissimo, ok? Perché nel mondo hanno la loro nicchia di persone che ama questo genere. E vendono un sacco, anche se la critica li ignora, ma fondamentalmente chi se ne frega, ok? Allora, per dire, diciamo un po', per dare delle definizioni un po' tradizionali, tra artista emergente affermato, fondamentalmente l'artista emergente è uno che, allora si parla però sempre di mercato, è uno che inizia a inserirsi nel mercato, quindi ancora non ha un grande pubblico, non è conosciuto particolarmente, non ha fatto grandi vendite, magari ha delle piccole gallerie che lo rappresentano ed è così. L'affermato invece è un artista più conosciuto a livello di pubblico, però vedi, è sempre una cosa relativa, perché Dipende dal pubblico. esatto, dipende dal pubblico. Allora, se prendiamo un po' il discorso legato al mercato, c'è un passaggio dal mercato primario e secondario, nel senso che solitamente gli artisti emergenti li trovi solo nel mercato primario, cioè io artista vendo direttamente al pubblico o attraverso una galleria, però è la prima vendita, il primo passaggio. Diciamo che quando le persone dicono ok, io inizio a rivendere l'opera, cioè io l'ho acquistata, però la rivendo perché c'è un mercato interessato, quindi magari ci faccio anche un guadagno, eccetera. Quindi si passa al mercato secondario della rivendita, allora si può dire che sì, si può essere affermati, però allora in realtà non mi piace questa definizione perché poi anche lì. Essere affermato cosa vuol dire? Essere di Infatti, successo cosa vuol dire? questa è la domanda. Cioè, che cos'è il successo o l'essere affermato per un artista? Cioè, se noi prendiamo artisti diversi, ognuno ha una propria idea di successo. Per uno può essere quello di dire, vabbè, voglio essere l'artista che è più pagato al mondo, che fa i record alle aste, eccetera. Un altro invece per me il successo può essere semplicemente quello di poter pagare le mie spese attraverso la mia arte e non dover avere un secondo lavoro. O per qualcun altro il successo è, guarda, io faccio un altro lavoro, sono felicissimo, ma mi piacerebbe
partecipare ad una mostra importante, anche senza vendere niente. Cioè, è molto relativo, ecco, io non amo le categorie, penso sempre che ognuno debba avere le idee chiare su chi è, dove sta andando, che cosa vuole, e poi cercare di capire come arrivare lì dove vogliamo arrivare, ok? Poi mi chiedevi della critica, non so, non voglio anticipare la No, domanda, no, ma vai. quanto conta il critico in questo? Allora, io non voglio dire che i critici non contino nulla, anzi, cioè, il critico bravo è una persona che attraverso le parole riesce a far capire meglio alle persone il significato di un'opera, quello che c'è dietro il lavoro di un artista, perché comunque le parole contano. Per Sì. quanto molti artisti dicano no, l'opera parla per sé, non è vero, cioè, a meno che non siate dei mega fenomeni, ma anche lì, cioè, io faccio sempre l'esempio. Andiamo a vedere una mostra di Caravaggio. Bellissimo, le opere cantano, non parlano. Ma se io vado a vedere una mostra di Caravaggio accompagnato da un esperto di Caravaggio che mi racconta della sua vita, cosa è successo, l'esperienza è molto diversa. La parola conta, lo dicono anche i dati, eccetera. Okay. Il critico dovrebbe essere una persona capace di tradurre a parole, di dare una chiave di lettura per il pubblico. Il problema è che purtroppo col passare del tempo, soprattutto in Italia, il critico, cioè non si capisce niente nella maggior parte dei casi di quello che dicono i critici. Ciao. Cioè questa Ok. cosa quasi che quanto più è difficile il linguaggio utilizzato, tanto più l'artista è importante, che è una cavolata pazzesca, perché non si fa che allontanare le persone. E poi sempre i dati di mercato, quello che ti dicevo prima, quando qualcuno vuole acquistare un'opera d'arte, chi è che ascolta? Il critico Sì. no, io ascolto o l'artista direttamente o altri collezionisti che hanno già Giusto. acquistato un'opera d'arte o il gallerista. Quindi quanto più il gallerista ha un brand di un certo tipo, quindi mi fido, eccetera, ascolto quello. Il critico purtroppo sta assumendo sempre un ruolo più sempre più marginale in questo contesto oggi come oggi. Ma probabilmente anche per colpa dei critici stessi, per come hanno operato in questi ultimi anni, comunque sempre. Cioè, io tante volte leggo, cioè a volte mi mandano gli artisti dei testi, come scusa, me lo traduci? Cioè, testi scritti da Sì, critici su di loro, ok? certo. E non ha senso. Quindi sì, il critico con. Cioè, anche lì dipende da chi stiamo parlando. Cioè, Sì, come la chiaro. galleria conta, sì, certo, ma dipende come lavora. Bisogna un Sì, attimo vedere. molto soggettivo. Sì, magari ha più senso, esatto, con un linguaggio un pochino più alla portata di tutti e magari in contesti dove magari è la prima volta che si viene a contatto con un artista, magari appunto non lo si conosce, si scopre cosa ha detto questo critico di questo artista e uno dice, riuscendolo a leggere, a Esatto, capirlo, bisogna dice capire vado a come. vedere chi è, mi sembra interessante, grazie della dritta, diciamo, vado a vedere e quindi magari fa un po' da passaggio, se si capisce. Guarda, No, io ti per mia faccio un fortuna non ho esempio. avuto brutte esperienze con i critici, però... Io ti faccio un esempio che ho vissuto, insomma, qualche anno fa, non mi ricordo che anno, adesso, ma c'è stata questa bellissima mostra di Jeff Koons a Firenze, ma pochi anni fa, 2 o 3. Insomma, c'erano le varie etichette morali, in ogni sala ovviamente c'era la spiegazione ed è stato bellissimo perché la spiegazione comprendeva sia i testi scritti dai critici, insomma dal curatore, dai vari critici, sia dei pezzi scritti proprio da Jeff Koons, cioè hanno preso proprio delle frasi dette da Jeff Koons, cioè c'era una differenza tra le parole dell'artista e le parole del critico, del curatore. Abissale, cioè proprio dicevi, vabbè, se tu senti, allora Jeff Koons può piacere o non piacere, ma se tu senti raccontare il suo lavoro, e dici, vabbè, vendo tutto, compro tutto, cioè è fantastico, capito, il modo che ha di narrare. E lì vedevi proprio la differenza della narrazione, quanto l'artista era molto più capace, premesso che è un ottimo comunicatore, di avvicinarti all'opera, di quanto comunque l'ingessatura. Sebbene questi testi non fossero proprio così astrusi, ok, anzi erano anche scritti bene, Ok. cioè come l'artista comunque era molto più in grado di avvicinare il pubblico
all'opera, perché comunque voi dovete pensare che il vostro pubblico non devono essere gli addetti ai lavori, cioè nessuno degli addetti ai lavori comprerà mai una vostra opera Oh, d'arte. sì. Nessuno, cioè proprio a meno qualcuno un po' illuminato, ma non... bisogna uscire, le persone, la gente, sono loro che comprano opere d'arte e spesso chi compra opere d'arte non ha una formazione accademica, non è un critico. Quindi ha bisogno di capire quel cavolo che gli stiamo dicendo, ok? E non è che usando parole più difficili sembriamo più importanti come artisti, anzi, a volte si ottiene l'effetto L'effetto opposto. opposto. Cioè, ci si Sì. ritrova a cantarsela, a suonarsela sempre tra i soliti, ma poi dopo c'è cosa te ne fai, capito? Di Certo. questo. No, infatti. Sì, l'altra cosa che magari può essere utile, sempre con un linguaggio naturalmente abbordabile, è magari in questo discorso che forse avevamo accennato prima, in cui l'artista non spiega le sue opere. E allora è normale che magari lo fa qualcun altro per lui. Se lo chiede, ecco, nel senso, se dice no, io preferisco che dica qualcun altro perché io non so cosa dire, non riesco a parlare da sola l'opera, allora Allora, voi non so. pensate di essere una vostra mostra, c'è una vostra mostra, arrivano delle persone, che bella quest'opera, vorrei sapere cos'è. C'è lì l'artista e c'è lì un altro critico, un terzo. Secondo voi, il pubblico, chi vuole sentire parlare? Con chi vuole parlare? Con l'artista, fondamentalmente. Perché poi ci sta, allora, se è un discorso di imbarazzo, ci sta. Si può cercare di superarlo. Se invece è un discorso di preconcetto, di pregiudizio, del tipo, ma perché alcuni pensano anche che, ma se io devo parlare dell'opera, allora vuol dire che la mia opera non è abbastanza buona, perché uno Sì. dovrebbe capire. Ragazzi, questo è fantascienza. È fantascienza proprio, cioè non esiste. Uno può provare delle emozioni di fronte a un'opera d'arte, ma se io non ho nessuna informazione sull'artista, cioè, quello che io vivo è completamente diverso. Ma ci sono anche degli studi di neuroscienze, non è che è una roba che dico io. Cioè, se noi mostriamo un'opera d'arte a due gruppi di persone, la stessa opera, uno mettiamo davanti l'opera così, guardala e raggiungi le tue conclusioni, e all'altro gruppo. Proponiamo l'opera accompagnata da un po' di narrazione, spiegazione dell'artista, l'opera così. Il livello di apprezzamento è molto più alto. Allora, gli studi ci dicono che il gruppo con lo storytelling è molto più propenso ad acquistare e anche a spendere di più per l'acquisto dell'opera. Ma hanno anche fatto studi neuroscientifici, quindi proprio con gli elettrodi sul cervello, e si attivano nel cervello delle aree legate al piacere, alla soddisfazione, eccetera, che non si attivano quando vediamo l'opera e basta. Se invece noi abbiamo l'opera con la spiegazione, la percezione è completamente diversa. Ma banalmente, prendiamo un falso, che è un'opera. Se noi raccontiamo che questa è un'opera di Vermeer, oh wow, si accendono tutti i neuroni possibili immaginabili. Nel momento in cui noi scopriamo che è un falso, quindi l'opera non cambia, cambia la narrazione, si spegne tutto, non ci piace più, non Sì. proviamo più quell'emozione. Quindi sono cose anche dimostrate dalla scienza. Cioè noi possiamo avere tante opinioni, anch'io ho tante opinioni, però poi i dati a volte le smentiscono. Bisogna quindi fare i conti con questo, essere anche disposti a cambiare il proprio modo di pensare, dire ho sempre pensato Infatti, così. molto interessante. Perché comunque ci mette di fronte a una realtà dei fatti. Che esiste, insomma, che noi possiamo continuare a ignorare, però non cambierà il fatto che esiste e che magari non ce ne accorgiamo, però probabilmente influenza anche le nostre esperienze artistiche, insomma, e le nostre scelte. Assolutamente. Sì. Esatto. Va bene, io direi che se sei d'accordo possiamo passare anche alle domande. Disponibilissima. Allora, facciamo magari prima quelle live, così se le persone sono ancora live rispondiamo in diretta, che ho visto che ci sono alcune domande nel box. Allora, c'è una domanda sui curatori, in realtà sono due, le unisco perché le ha fatte la stessa persona e mi sembra che si possano unire, cioè hai in programma di proporti come curatrice di artisti, si collega con come trovare curatore giusto.
meglio un curatore o una galleria per essere rappresentati, e in alternativa, se tu non ti proponi, come trovarne uno con queste domande, insomma, un po' di domande. Allora, no, non ho intenzione di fare la curatrice per un semplice motivo, non ho tempo. Cioè, o faccio una cosa o faccio l'altra, preferisco fare quello che sto facendo adesso, perché comunque è un lavoro molto, se fatto bene, molto impegnativo, perché se uno fa il curatore, non devi solo organizzare la mostra, ma poi c'è anche tutto il discorso della ricerca dei fondi, delle location, insomma, è un lavoro molto impegnativo che io non voglio fare. Insomma, non è mio, quindi non lo farò. Come fare per cercare una galleria o un curatore? Allora, per quanto riguarda le gallerie, andate sul mio e-commerce, c'è un videocorso come trovare una galleria che ti rappresenti, perché trovare una galleria non vuol dire soltanto, vabbè, mando il mio portfolio, vediamo come va. È un lavoro molto diverso, molto più complesso, e vi rimando a quello perché è troppo lungo da affrontare. Il curatore è sempre lì, è la stessa cosa, insomma, guardatevi quel videocorso lì, trovate un sacco di informazioni. Cioè, era il discorso che facevo all'inizio, nel momento in cui sapete come funziona il mercato, come ci si deve muovere in questo contesto, saprete riconoscere se un curatore è serio o non lo è. Ecco, avrete gli elementi, vedete subito se uno sa fare il suo lavoro, o è lì solo per spillare un po' di vostri soldi, ecco. Giusto. Così, poi ce ne sono tanti, ecco, potete contattarli, vedere come si muovono, ecco, però io vi consiglio sempre di avere una base di conoscenza a Sì, monte. Questo è un ottimo E poi qual era consiglio. l'altra domanda L'altra che domanda non me la ricordo? è: ciao Stefania, come fa un artista emergente a inserirsi nel mercato? Consigli pratici. Consigli pratici, vai sempre sul mio e-commerce, ti consiglio introduzione al mercato dell'arte, cioè non è che te lo dico per far pubblicità e comprare il videocorso, ma lì proprio ti spiego come funziona il mercato e quali sono i passi da fare fondamentalmente, sono tantissimi. Allora, se non vuoi acquistarlo, vai sul mio blog e ci sono tantissimi contenuti gratuiti che già solo con quelli Confermo. puoi fare tanto, ecco, quindi. Però è informarsi, cioè la prima cosa dovete informare, dovete capire come cavolo funziona questo mondo e vedrete che poi saprete quali passi dovete fare, ecco. Poi bisogna farli, ovviamente. Però penso che l'apporto più utile sia quello di dire: ah, ok, un investimento serio che mi può essere utile può essere proprio questo, almeno poi. Sicuramente so cosa fare, cosa non fare, o almeno come ragionarci, nel Esatto. senso, quando ho di fronte la cosa, so fare la mia scelta in modo più consapevole, insomma, penso Sì, che assolutamente. già Ma avere come solo questo. qualsiasi altro lavoro. Sì, Cioè, esatto. non so, metti che io domani voglio aprire una palestra, per dire. Non è che Ale, cioè, faccio delle ricerche, cosa vuol dire una palestra, come funziona, quali sono le spese da avere, quali sono i primi passi. Cioè, stessa cosa, cioè, dovete vedervi proprio come persone che iniziano un'attività, cioè come tutte le altre. Quindi cosa fareste se doveste iniziare un'attività qualsiasi? E dovete farlo nel mondo dell'arte, cioè Sì, informarvi, conoscere il e contesto, il anzi, per mercato. fortuna che insomma, sono anche persone come Artist Coaching che fanno qualcosa specifico nel settore, ecco, perché magari sì, online o altrove trovo sicuramente, non so come fare il sito web oppure come promuovermi online, però non è un argomento specifico magari, quindi ci sono delle Sì, differenze. assolutamente. Nel senso che, allora, ovviamente il mercato dell'arte e chi lo popola, quindi a voi interessano come artisti, interessano gli acquirenti, i collezionisti e i galleristi, cioè cercate un gallerista che vi rappresenti, eccetera. Ha delle dinamiche diverse da quelle di altri mercati. Cioè, diciamo che le strutture fondamentali sono le stesse, nel senso che se io voglio vendere un'opera d'arte, devo capire quali sono i bisogni di chi c'è dall'altra parte per cercare di soddisfarli, perché io compro un'opera non così, ma perché soddisfa un mio bisogno come collezionista. E tutti i mercati funzionano così. Cioè, chi vende le bottigliette
va a soddisfare il bisogno di chi ha sete e vuole una bottiglietta che non inquini, eccetera, eccetera. Ok. Però capite che i bisogni di chi compra una bottiglietta sono diversi dai bisogni di un collezionista, per esempio. Quindi bisogna capire cosa c'è a monte, insomma, e come comunicare, come raggiungere i collezionisti, come soddisfare i bisogni. Cioè, è un discorso un po' complesso, che però si può fare, insomma, non è così impossibile, ecco. Certo. Allora, la persona della domanda dei curatori chiede una delucidazione, ma un curatore si paga o guadagna sulle vendite? No, allora aspetta, il curatore è un'altra cosa. Chi guadagna sulle Non è un vendite è gallerista. l'attività commerciale, quindi o un mercante d'arte o un gallerista, ovviamente. Allora, il curatore si paga, allora anche lì entriamo in un ginepraio. Come vi dicevo prima, il bravo curatore dovrebbe essere in grado di. Cosa fa il curatore? Cura una mostra, cioè quindi io voglio organizzare una mostra e cerco un curatore. Il bravo curatore è quello che è capace di trovare finanziamenti e dai finanziamenti trae il suo Profitto. compenso. Ok? Quindi quando noi creiamo il budget di una mostra, tra le varie voci c'è anche il compenso del curatore. Ecco, poi anche lì dovete un attimo ragionare, ecco, un discorso un po' complesso. Cioè, non è che le persone lavorano gratis perché siete degli artisti, ok? È proprio a monte che si deve cercare. Allora, se la mostra ve la organizzate voi, dite, vabbè, io domani voglio organizzare la mia mostra, e avete bisogno di un curatore, naturalmente ve lo dovete pagare, non è che uno viene gratis. Se però uno si propone a voi, guarda questo bellissimo progetto, eccetera, eccetera, deve essere anche in grado di trovare i finanziamenti, se no cambia mestiere, è sempre lì, ecco, Sì. troppo facile. Allora, domanda live. Scusa, io ne ho vista Questa una a cui volevo sulle gallerie? rispondere. No, No. uno che ha detto che si parte per l'arte. Che Allora, sì? No, si me la sono parte persa. per l'arte. Ah, Ancora messo. Allora, eccola. Si parte per l'arte. Sì, la ognuno vedo. parte per quello che vuole, cioè nel senso se io voglio fare arte per tenermela per me va benissimo, se voglio iniziare a vendere ci si deve confrontare con il mercato, con le sue regole, se ci fa schifo questa cosa non si entra nel mercato, basta, uno non è che è obbligato a entrare nel Sì. mercato, insomma, però neanche disprezzare chi entra nel mercato, cioè per amor di Dio l'arte è una bellissima cosa, io per prima l'amo follemente, però se uno vuole vivere di arte deve fare anche i conti con Sì. la realtà, che è fatta Probabilmente anche si di collega un po' prezzi, di. con l'altro argomento che forse non si è in realtà ancora molto pronti. Ma Ci magari sono molte persone. uno non lo vuole neanche fare, no? Dice io Sì, la mia arte non la sicuramente, ma voglio infatti, mercificare, certo. va bene. Importante non rompere le palle a chi lo fa, ecco, fondamentalmente dovrà essere Esatto. chiari, ecco, non Sì. disprezzare Secondo me perché. si collega un po', cioè, chi non ha deciso di non farlo, però appunto magari è critico nei confronti di questa cosa, secondo me sì, non ha accettato magari che funzioni in un certo modo, però è magari perché c'è una cultura ancora un po' difficile da questo punto di vista, che quindi si fa magari un po' più fatica ad accettare questa Certo. cosa qua, e invece ci piace di più l'immagine dell'artista che viene scoperto, improvvisamente sfonda, raggiunge i numeri, queste cose grandi, come spiegavi tu prima, in realtà c'è tutto un mondo molto piccolo, è molto concreto, quotidiano, di persone che appunto lo fanno per lavoro, cioè che non è più come una volta che magari pochi famosi e via, ma anche per fortuna direi è diventato più un lavoro più normale, insomma, da questo punto di vista. E quindi da vedere il lato positivo di questa cosa, cioè secondo me è più positivo che negativo, Certo. sinceramente. Poi è normale che magari c'è più concorrenza, ci sono altri aspetti da considerare, sicuramente. Non è sicuramente un mondo perfetto il mercato dell'arte, anzi ci sono tante cose che a me fanno venire la pelle d'oca, dico ma ragazzi, ma siamo pazzi. Ma Certo. come qualsiasi altro contesto, che okay, bisogna un po' trovare la propria strada, insomma, e sapere che certe cose piacciono, certe cose non piacciono, se no non si entra nel mercato, si mantiene
l'arte un hobby e va benissimo così, non c'è niente di sbagliato. Cioè, a me capitava, soprattutto all'inizio, di gente che mi scriveva: ma tu parli di mercato, diciamo che l'arte non va mercificata. Io dico: guarda, se tu leggi, io spiego il mercato dell'arte. Se non ti interessa il mercato dell'arte, hai sbagliato pagina, vai da un'altra parte, capito? Cioè, Certo. ognuno scelga cosa fare della propria arte e non rompa le Anzi, scatole a trovo chi fa molto, molto importante comunque poter dare una definizione. Ok, esiste un mercato dell'arte e funziona così, cioè sarò so io, a me le cose su cui posso mettere delle certezze, cioè a me fanno piacere, cioè dico, ah ok, fantastico, una cosa in meno a cui pensare, perfetto, andiamo avanti, per esempio, no? Poi è soggettivo. Sì. Mi era venuta in mente una cosa, ma semmai vediamo se mi torna dopo, che si collegava ed era molto interessante. Ho visto una domanda che non è stata fatta nel box, vediamo se ci si può proporre, anzi due, ci si può proporre a più gallerie o meglio sceglierne una sola, innanzitutto, e poi ce n'è un'altra. Forse hai già risposto no. Vediamo. È molto. Ah no, ce n'è più di una anche qui. Allora, rispondo a questo Se della lo vedi. galleria. Allora, sì, Sì. potete proporvi anche più gallerie, soprattutto all'inizio, lo potete fare. Poi, ovviamente, quando iniziate una collaborazione con una galleria, dovete vedere come strutturare questa collaborazione, se c'è l'esclusiva, se non c'è l'esclusiva, se c'è l'esclusiva solo in alcune aree geografiche, solo per una tipologia di opere. Insomma, all'inizio provate, insomma, provate, poi quando vi trovate bene si struttura la relazione. Vi consiglio sempre il videocorso Come trovare una galleria che vi rappresenti, che non vi spiega solo come cercare una galleria, come proporvi, ma anche poi come strutturare la relazione nel momento in cui il gallerista vi dice sì, perché poi dopo non è che uno vi dice sì e ale, è risolto tutto. Poi nasce tutta un'altra serie di problematiche, insomma, che bisogna gestire, che bisogna mettere comunque dei paletti e valutare, ecco. Certo, ne ho trovata una su due che riguardano le opere, quindi uno ha chiesto cosa ne pensi del coefficiente d'artista, e io qui so già la risposta di cosa pensi, e chiede un'altra persona che magari possiamo collegare, qual è la banca dati che si consulta per dare un giusto prezzo ai propri quadri? Allora, coefficiente d'artista è definito da uno dei massimi esperti mondiali di mercato dell'arte, Alan Bamberger, il metodo più stupido mai inventato per dare un prezzo da predate. Allora, ho fatto diversi video dove lo spiego, non è che ha messo sulle balle il coefficiente d'artista così, però è un sistema che si basa fondamentalmente sulle dimensioni di un'opera, ok? Si sommano base per altezza e si moltiplicano per questo coefficiente. Potete capire, ma è anche intuitivo, senza neanche fare chissà che ragionamenti, che non è possibile che due opere fatte dallo stesso artista, nello stesso momento magari, va bene, delle stesse dimensioni, non è possibile che abbiano sempre lo stesso prezzo, ok? Cioè, perché dipende dalla complessità dell'opera, a volte anche dai colori, cioè, se un'opera ha vinto un premio, cioè, è molto, molto più complesso la valutazione di un'opera d'arte di sicuro non si riduce a un coefficiente. Cioè, io non so perché in Italia ancora si continua questa storia del Effettivamente coefficiente che anche è cercando assurda. viene fuori. Sì, no, se tu cerchi il prezzo è il coefficiente, ma anche da persone che hanno una certa visibilità, ecco, è da buttare alle ortiche. Cioè, ma se, è assurdo. Se voi vi siete affacciati anche solo minimamente al mercato internazionale, gallerie, piattaforme di vendita online. Come mai nessuno mai vi chiede il coefficiente, ma vi chiedono sempre il prezzo dell'opera specifica che volete vendere, se nel momento in cui lo volete dare voi? Perché è un metodo che si usava solo in Italia, ma anche lì, anche quando si usava, era sempre un casino, perché magari il tal gallerista ha un artista. Allora, facciamo finta che un artista aveva le proprie opere in gallerie diverse. Un gallerista dava un coefficiente, l'altro gallerista ne dava un altro, qui si ritrovava con coefficienti diversi per lo stesso artista, c'è cioè un troiaio infinito. Lasciate stare il coefficiente, ragazzi. Non esiste poi un database. Allora, o meglio, se voi volete cercare il prezzo di opere di artisti già presenti nel mercato, quotati, eccetera, ci sono tanti database che vi dicono i risultati d'asta.
Quindi voi andate a vedere, vedete che, non so, le opere di Modigliani sono passate all'asta con questi prezzi. Però anche lì, voi vedete i prezzi d'asta e poi, cioè, cosa fate? Insomma, dovete fare tutto un ragionamento sulla tipologia di opera che volete valutare, il contesto in cui vi trovate, perché magari è stata battuta all'asta 10 anni fa, ma adesso come sta andando questo tipo di mercato? Cioè, è un discorso complesso, non impossibile, ma che non si riduce, faccio una ricerca in un database o ho un coefficiente d'artista. Bisogna valutare tanti fattori. Se volete, anche in questo caso c'è un videocorso come decidere il prezzo delle vostre opere d'arte, in cui ve lo spiego bene. E non è un metodo che ho inventato io, ci tengo a specificarlo sempre, ma è il metodo che ho imparato frequentando la scuola del Sotheby's Institute of Art, che è la scuola della casa d'aste Sotheby's, che è la più importante al mondo in relazione al mercato dell'arte. Quindi siete sicuri che avete un metodo internazionale mega riconosciuto, mega, come dire, approvato, testato, insomma, andate tranquilli, ok? Eh sì. Certo, non è un metodo semplice come un coefficiente, perché uno dice, vabbè, faccio 2 più Matematica. 2 per il a posto. No, dovete fare un ragionamento, dovete fare delle ricerche, però niente è così facile, insomma, io vi faccio anche solo un esempio. Se noi, voi prendete, prendiamo opere di artisti famosi, i Fontana, per esempio. Fontana delle stesse dimensioni, prendiamo i tagli, magari con un taglio, eccetera, in funzione del colore hanno prezzi notevolmente diversi. Per esempio, i Fontana bianchi costano, valgono economicamente molto di più di quelli verdi, per esempio, e cambia solo il colore. Ma se noi ci basiamo sul coefficiente, o se no anche le opere di Andy Warhol, magari stesse stampe, con lo stesso soggetto, stesse dimensioni, con colori diversi, prezzi ma drasticamente diversi, cioè magari un dollar sign marrone lo vendi a 100.000 euro, la stessa opera però gialla a 1 milione, cioè non è che cambia di pochi euro, cambia tantissimo. Perché? Perché magari il giallo o il rosso è un colore più associato alla pop art, più esemplificativo della pop art, quindi si vende di più. Costa di più, è più richiesto. Quindi questi sono due esempi anche banali, se volete, però per farvi capire che se noi ci basassimo solo sulle dimensioni, Ah, sì. sbaglieremmo Infatti. anche di tanto, non Infatti. di pochi euro, insomma. Esatto, vediamo se c'è spazio per qualche altra domanda, ma lo chiediamo a te, Sì, no, sostanzialmente. io non ho, sono Ok, disponibile, se ci va sono domande bene. rispondo sempre. Allora, come tuteli l'autenticità dell'artista in questo contesto In che commerciale? senso? L'autenticità, cosa intenderà? Sì. Forse distingue dal fatto del commerciale non commerciale, ma penso che l'autenticità sia una, nel Se senso, puoi ripetere però la allora, domanda, specifica. Allora, certo. se intendi, Infatti, non guarda se so, l'ha riscritta, ma non credo. sì, perché dipende se il problema è oddio mi copiano o se il problema Glielo chiediamo se vuole chi ha riporla. fatto la domanda, se specifica meglio, perché Esatto. si può interpretare in maniera diversa. Ok. Ah, che l'artista si deve adeguare ai bisogni del mercato? No, non so se Quello? questa è la risposta. È la stessa persona, ma non so se ci sta Ah, quindi rispondendo vuole di sapere se io mi inserisco nel mercato, devo adeguarmi ai altro. bisogni del mercato. Allora, ci sono diverse teorie. Allora, c'è chi c'è un bel Sì. Sì. documentario. Guarda, ho scritto un'altra frase, scusami se ti Sì. interrompo, te la leggo, che si capisce meglio, penso. Se l'artista perde la sua autenticità in favore del mercato, poi il suo prodotto perde il suo valore e quindi non ci guadagna più nessuno. Allora, questa domanda parte da un'errata concezione di quello che è il mercato, nel senso che partiamo già con il pregiudizio che il mercato è brutto, sporco e cattivo. Se io voglio vendere nel mercato, devo rinunciare a me stesso e adeguarmi al mercato. In realtà non è così. Allora, lo puoi fare, cioè uno può. Allora, tanti lo fanno. Vi faccio un esempio. Negli ultimi anni la street art tira tantissimo, oppure quelle opere d'arte un po' pop, con dentro il topolino, i loghi, eccetera, eccetera, vanno tanto perché è una moda, a un certo tipo di pubblico piace. Ok. Io posso dire, vabbè,
che ti dico, mi interessa vendere subito, velocemente. Io sono un iperrealista, ma siccome voglio vendere, stravolgo tutto e seguo quel filone lì. Lo puoi fare, per amor di Dio, se a te va bene, va bene. Ma se tu dici, no, io sono un iperrealista, a cui piace dipingere solo farfalle, per dire, ok? Sono costretto alla fame. No, devi fare un lavoro diverso. Magari è un po' più complesso. Ma devi essere in grado di individuare quella nicchia di mercato composta da persone che amano opere che rappresentano in maniera iperrealistica le farfalle. Ci sono al mondo, sì. Per farlo bisogna lavorare sul proprio brand, riuscire a raggiungerle, crearsi il proprio mercato. Il bello del mercato oggi è che non c'è un solo tipo di mercato, ma ci sono tante nicchie. Ovviamente bisogna sbattersi. Quindi c'è chi segue una linea, c'è chi ne segue un'altra, questa è una scelta individuale per ogni artista. Ogni strada che scegliamo ha dei pro e dei contro, ha delle difficoltà e ha delle facilità, ma sta poi ad ogni artista scegliere. Io consiglio sempre, allora io se uno va a vedere sul mio sito, io aiuto gli artisti a inserirsi nel mercato. In modo etico, cosa intendo in modo etico? Che sia rispettoso di se stessi, degli altri, del mondo che ci circonda, ok? Quindi di se stessi, quindi se io ho una certa inclinazione, ho un certo modo di fare arte, di vedermi inserito nel mercato dell'arte, io cerco di fornire gli strumenti per seguire quella strada lì. Io la consiglio, ecco, perché fare una vita dove si fanno opere che magari non piacciono, giusto per il mercato, non so quanto sia sostenibile, ma se uno vuole seguire quella strada lì lo può fare, per l'amor di Dio, ok? Però secondo me è proprio sbagliato il fatto di dire, vabbè, se vendo automaticamente mi corrompo. Non è così, solo che hai delle difficoltà diverse, ecco. Sì, chiaro. E allora, qui c'è, cosa ne pensate dei contest online a premi dove bisogna pagare per partecipare cifre modeste? Cagate pazzesche, scusa, la mia mi piace, però dai, sono i Risposta. contest online. Allora, se parliamo di quali sei sui social, vince chi prende più like, ho capito? Allora vince chi ha una rete magari più ampia di amici, visibilità, eccetera, eccetera. Cioè, e poi vabbè, hai vinto il contest online, cioè poi. Sì, lo scrivo nel curriculum. Sì, no, poi più che altro sei frustrato, perché comunque sono realtà dove davvero vince chi prende più Sì, poi like. aggiungo io, bisogna andare a vedere quanto sia reale questo pubblico di questa entità, Esatto, perché si sappiamo possono anche bene che al giorno comprare i d'oggi like. la cosa è molto, diciamo, manipolabile. Leggendo una Quindi. domanda di Giovanni, probabilmente non ha sentito, che mi chiede come si calcola il coefficiente. Ah, Esempio, sì. artista che va a liceo artistico. Allora, se ti sei perso il pezzo precedente della diretta, poi riguardalo quando Sì, ci la arrivi. salviamo, Però ricordiamo. scordati il coefficiente, cioè proprio prendi il coefficiente e cancellalo dalla tua mente, perché non ha senso. Vedi, Sì. già anche la domanda. Esempio, artista che ha fatto liceo artistico, laureato in pittura, pensando che questo vada a influire sul prezzo di un'opera d'arte. Non conta niente. Perché c'è il mercato che determina il valore di un'opera d'arte. Insomma, guardatevi il videocorso come decidere il prezzo delle vostre Giusto. opere d'arte, ok? Dimenticatevi il coefficiente. Sono i premi a cui si può partecipare? Premi, non so Allora, bene io avevo come. fatto un post in passato dove spiegavo un attimo. Allora, vi dovete studiare tutto il programma, insomma, del premio. Vedere se è qualcosa di adatto a voi, se ha senso per voi, eccetera, valutare tutti i costi, tutto quello che c'è dietro, insomma, dovete studiarvelo, ecco, non c'è un cosa. Allora, una cosa che però mi sento di dirvi, che è emersa proprio quando avevo realizzato questo post, che è stata appunto portata alla luce da tanti artisti. Attenzione anche ai premi che hanno partecipazione gratuita, studiateli bene, perché spesso sono degli specchietti per le allodole ai quali voi inviate i vostri dati, quindi numero di telefono, mail, così poi da lì cominciano a bombardarvi, togliendovi il fiato, cercando di vendervi mostre a pagamento di tutti i tipi e generi. Quindi diventano solo dei
degli escamotage per Già. raccogliere i vostri dati. Purtroppo la maggior parte sono così. Anche lì Sì. non ci sono risposte semplici. Qual è la galleria giusta? Qual è il premio giusto? Qual è... Vi dovete mettere lì a tavolino e studiarvi tutto, fare delle ricerche. Però come fate a capire, facendo le vostre ricerche, se un premio, una qualsiasi realtà è valida o meno, se non avete gli strumenti per capirlo? Quindi si torna al discorso di prima. Dovete conoscere come funziona il mercato, come tutto l'ambaradan, okay, che c'è dietro. Se non sapete come fare, andate sul mio blog, c'è di tutto gratis, c'è l'universo a gratis, ho fatto dirette dove ho spiegato di tutto di più, oppure ci sono anche i videocorsi dove vi proprio vi spiego nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere su un argomento. Però ovviamente vi dovete sbattere, cioè non solo una questione di economica, vuol dire anche mi metto lì e mi guardo i video di sta qua che parla per un'ora, capito? Che Sì. Beh, palle, preferivo guardare la partita, però non dovete aspettare che arrivi qualcuno che vi prenda e vi faccia il lavoro. sì, tante volte c'è questa tendenza magari a dire ok, però c'è troppo da fare, facciamolo fare qualcun altro che mi salverà la vita, però in Esatto. realtà l'arte è la nostra, non è quella di qualcun altro. Certo. Poi ovviamente Quindi comprensibilmente un artista vorrebbe solo fare arte, ovvio, cioè quindi sono tutte le sì, parti legate esatto. all'aspetto economico e cerco la galleria, cioè due valli, ovvio, cioè, ci sta. Però in qualsiasi lavoro ci sono delle componenti che ci piacciono e delle Sì. componenti che non ci piacciono. Anch'io faccio un lavoro che amo tantissimo, però c'è tutta la parte fiscale, i social, due valli anche per me, capito? Però le devo fare, Sì. cioè. Io parlerei solo di arte, di mercato, eccetera, però Certo. ovviamente ci sono altre cose da fare che hanno da fare. Quindi mettetevi in quest'ottica qua, proprio adulta, di dire, ok, io sono un artista, ma non perché sono un artista, sono un essere diverso da tutti gli altri mortali. Se io voglio vendere, voglio vivere della mia arte, sono soggetto alle regole di qualsiasi altro professionista, di qualsiasi altra persona che fa lavoro. Cioè voi chiedete a chiunque, al vostro medico idraulico, chi ha il ristorante, chi ha un'azienda, che ti piace tutto, 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 tutto del tuo lavoro. Ti dirà, guarda, l'80% di quello che faccio, se potessi evitare di farlo, eviterei. Però per fare quel 20% che amo, devo occuparmi anche di questo, o delegare qualcuno che lo faccia, che però lo devo pagare, eccetera, eccetera. È così per tutti, quindi. Sì, bisogna farci i conti. La realtà purtroppo, io più riuscite a stare con i piedi per terra, più riuscite a non vedere l'artista come, cioè bisogna ritornare a quello che era l'artista una volta, cioè addirittura una volta gli artisti neanche firmavano le loro opere, ma grandi artisti, perché? Perché erano visti come degli artigiani, cioè erano delle persone bravissime a fare il loro lavoro, punto, basta. È dalla fine dell'Ottocento che poi è nato il mito dell'artista bohémien, che ha la sua ispirazione, cioè, però non regge, non sta in piedi, cioè ce n'è magari uno così, ma neanche in realtà, perché se prendo Picasso, anche lui è iniziato come artista bohémien, ma questo aveva una mente per gli affari che faceva paura, capito? Quindi, insomma, bisogna un po' poi calarsi nella realtà, che è la stessa Certo. per tutti poi. Sì. Allora, vediamo. Due domande le ho viste sicuramente, poi vediamo se sono finite. E beh, ci sono quelle, le altre nel foglio, ma le selezioniamo magari. Le gallerie, se non quelle mainstream, non producono le opere che l'artista produce per una mostra. Sembrerebbe che non è una domanda, però, quindi forse era solo Non ho capito, in un'affermazione. che senso le gallerie non producono? Forse era collegato quando stavamo parlando. Le gallerie, se non quelle mainstream, non producono le opere che l'artista produce per una mostra. Non Niente, so cosa intende dire per produrre, non l'ho capita. Alessandra, se vuoi ribadire il tuo concetto, siamo qui. Poi vediamo se non dimentichiamo. Grazie mille per le informazioni, siete state entrambe molto generose e illuminanti. Ci mancherebbe altro, siamo qui apposta. Allora, Stefania, ci dai un aggiornamento sulle più importanti gallerie online europee? Anche delle gallerie di cui parlavi con la Belloli hanno chiuso le valutazioni di nuovi artisti o sembrano diventare molto sature? Grazie, bravissime.
Allora, sì, per quanto riguarda le Davvero? piattaforme di vendita online, alcune come Singularte, da un po' che hanno chiuso gli accessi, perché ovviamente c'è stato un correre tutti a voler essere rappresentati da queste gallerie, come è giusto che sia, ecco, ne nasceranno di nuove sicuramente. Adesso come Singularte ha creato una piattaforma costo, la Baltasart, dove chiedono una quota annuale di accesso, eccetera. Come vi dicevo prima, è un mercato che cambia molto velocemente, quindi quello che magari valeva 5 anni fa, adesso non è che non vale più, però è cambiato. Però tipo Artfinder, Saatchi Art, che sono due piattaforme molto importanti, non hanno chiuso le iscrizioni, quindi potete sempre far leva su quello, ecco. Bisogna sempre un po' cercare. Ecco, diciamo che qualche anno fa c'era meno richiesta, quindi era più facile entrare, per esempio, in Singularte. E adesso, insomma, è Sì, cambiato. Ecco, come cambiato. tante cose, chi prima arriva meglio alloggia. Esatto, È un po' triste, però è no, vero. no, però è così, cioè i primi sono Esatto. sempre facilitati, sono quelli che magari Allora, rischiano di più perché credono in sì. qualcosa in cui altri non credono. Cioè, io quando ho iniziato, che parlavo di mercato online così, mi sono pigliate degli insulti pazzeschi, non dagli artisti, ma dagli addetti ai lavori, ma online, che cavolo dici? Online vendono solo gli sfigati, chi non riesce. Poi nel 2020 c'è stato il Covid, da lì, oh, non sei un vero artista se non vendi online, le nuove Cambiato opportunità. idea Fino all'altro giorno mi improvvisamente. eravate dalla deficiente e adesso, vabbè, niente. Sì, infatti aggiungo una parentesi, poi torniamo alla domanda di Alessandra che nel frattempo ci ha risposto, che io volevo lanciare una lancia a favore del fatto che anche tu sei molto giovane, quindi anche per esperienza mia personale non è facile, comunque già non è facile per nessun giovane proporsi come professionista della sua professione, perché ci sono sempre quelli che dicono: ma cosa vuoi che ne sai tu che sei nata ieri, eccetera, eccetera. Quindi volevo dire, cioè, complimenti comunque per la tua competenza, perché non è così scontata per una, cioè, anche in Allora, sono relazione meno con. giovane di quello che sembra, perché ho già superato i 40, però quando ho iniziato effettivamente Sì, avevo 34 anni, esatto. ok? Però lo sapevo. Allora, diciamo che in Italia in particolare il contesto dell'arte, ma non solo il mio, anche per quanto riguarda i restauratori, i feriti, è terrificante, ok? Proprio, cioè, io lo sapevo, ho detto, ok, io inizierò a dire delle cose, mi piglieranno una marea di insulti, però io ero convinta di quello che stavo facendo, ma non convinta perché ho avuto l'unzione dal Signore, ma perché vedevo cosa succedeva al di fuori dall'Italia. Già da anni il mercato andava in una direzione con determinati risultati, è ovvio che è così, siamo noi che siamo indietro. Quindi, vabbè, se quando uno poi è convinto delle sue idee, vabbè, lascia di parlare, insomma, agli altri, Certo, cosa che se ne no, frega. Mi sono decisamente. presa degli insulti terrificanti, perché poi la gente sta male, Sì, cioè non ci stanno vuole bene le molta. persone. Poi qua, figurati quando ho iniziato a dire di non pagare per esporre, cioè Satana sono diventata, però alla fine, cioè, è la forza delle idee che va avanti. Poi adesso devi starvi ad ascoltare tutti Certo. quanti. Allora, quindi Alessandra diceva, parlava che non sovvenzionano, dice. Quindi torniamo alla domanda che ormai è finita nei meandri Che più non oscuri. sovvenzionano. Sì, cioè lei intendeva dire che quindi le gallerie non pagano i costi di produzione, non sovvenzionano. Questo è quello che poi ci ha detto. Cioè, aspetta, forse ho capito. Dice, vabbè, un gallerista mi supporta solo se creo opere d'arte che interessa alla galleria vendere e non altri progetti, probabilmente. Allora, se intendi questo, qualsiasi cosa intendi, piedi per terra, entriamo nella realtà. La galleria, non è un gallerista, non è un mecenate, ricordatevi. Il gallerista è un commerciante che ha un negozio che vende a opere d'arte e deve guadagnare. Okay? Quindi non aspettatevi da un gallerista un atteggiamento da mecenate, tipo, ah sì, io apprezzo il suo lavoro come artista e ti appoggio, crea quello che vuoi, fai quello che vuoi. Cioè, non è Peggy Guggenheim che pagava un mensile agli artisti in cui credeva, diceva tu crea e alle. Il gallerista è un
commerciante, che non è sbagliato, è il suo lavoro, capito? Quindi ovviamente il galerista deve fare i suoi interessi, anche i vostri, ma cioè, se non vende lui, non mangiate voi. Quindi dobbiamo dare a ciascuno il ruolo che ha. Cioè, io prendo sempre l'esempio, no? Di chi magari ha avuto il problema, penso a me, una ragazza, ha avuto problemi con mio padre e cerco nel mio marito, nel mio fidanzato, un padre. No, fidanzato è fidanzato. Il papà è un papà, non cercate nel fidanzato quello che non può essere. Stessa cosa, un gallerista è un gallerista, non cercate in un gallerista il mecenate. Perché non lo è, non è il suo ruolo, capito? Quindi se voi avete le idee chiare su come funziona questo mondo, qual è il ruolo di ciascuno dei componenti di questo mondo, non vi illudete, quindi non, neanche rimanete delusi. E poi anche nessuno, cioè, nessuno vi vieta di creare delle opere che vi richiede la galleria, perché il suo mercato funziona così, e poi voi per i fatti vostri ne fate delle altre, ok? Sì. Nessuno. Ah, vedo una domanda interessante Sì. relativo al mercato NFT per le opere, come Ok. sta andando. Praticamente gli scambi di NFT adesso sono quasi a zero. Guarda, proprio il report che citavo prima, che potete leggere anche voi, Art Collector Report, sempre di Artbase, UBS, che insomma, sono i report più importanti che escono ogni anno sui collezionisti. C'è anche uno schema che fa vedere l'andamento degli NFT, insomma c'è stato un boom nel 2021, eccetera, molto speculativo, adesso gli scambi sono praticamente a zero, vuol dire che nessuno li compra. E quindi quando incontra, io sono sempre stata un po' scettica, non sugli NFT, anzi io sono stata una delle prime che ha comprato i primi CryptoKitties, eccetera, eccetera. Ma quando poi c'è stato questo boom, sembrava che, e qualcuno ancora porta avanti questo credo, per cui ah, se tu sei un artista e inizi a fare NFT, fai soldi, diventi famoso, e non è assolutamente così. C'è stato un periodo speculativo, adesso addirittura si stima che le collezioni di NFT abbiano perso nel giro di un anno o due quasi il 90% del loro valore, cioè molti hanno speso tantissimo, ma anche se fate delle ricerche scoprirete anche tipo Justin Bieber, personaggi molto famosi che hanno speso magari milioni per un NFT che adesso non valgono non più niente, però magari il 90% in Ah, meno. Il sì. mercato è fermo, quindi l'NFT ha senso sì, solo in alcuni casi, solo se pensato in un determinato modo. Ricordatevi sempre che non è lo strumento che vi farà ricchi e famosi, ma sarete voi che farete sì che quello che voi create abbia un certo valore, ecco, cioè, quindi sarebbe come dire, vabbè, fai sculture, diventi ricco e famoso, magari, Infatti, cioè, è dipende da che perché scultore alle sei. persone piacciono le formule magiche, quindi arriva uno che ti dice questo, dai, incredibile, seguiamolo. Sì, no, no, non c'è, quindi ragazzi, quando vedete quelli, ah, ti insegno io il metodo che ti renderà famoso, fai gli Esatto. NFT, mandatelo a cagare immediatamente. Andai, guarda, farò un articolo a giorni con lo schemino, con l'andamento del mercato, glielo fate vedere, scusa, ma se nessuno li compra più da un anno, com'è possibile? Ok, i dati, Esatto. ragazzi, i dati, i dati. Qui chiedono di Art Spare. Non so se vedi questa domanda. Aspetta, recentemente non confesso, non lo conosco. In realtà esistono talmente tante Neanche io. gallerie che nascono come funghi che è difficile stare dietro tutte davvero. Anche in questo caso dovete studiarvi un po' la piattaforma. Allora, ce ne sono tantissime. Vedete che io non vi propongo mai, questa, a parte le solite tre o quattro, andate qui su questa piattaforma, eccetera, perché quello che conta non è quanto è bella la piattaforma, quante funzioni ha questa piattaforma, quante commissioni mi chiede la piattaforma. L'unica cosa che conta è, ma questi qua vendono? Se la risposta è no, andate, lasciate Sì. perdete solo tempo. Cioè, alla fine quello che conta in queste realtà è, hanno un mercato, hanno dei compratori? No, ecco, allora come stanno in piedi? Fate attenzione sempre che se piattaforme, le gallerie non hanno clienti, i compratori, vuol dire che i clienti siete voi, vuol dire che guadagnano su di voi. Quindi è meglio che investite questi soldi per andare in vacanza, che è meglio. Che ne pensi di Talent? Penso si legga così. Se Talent vuoi.
Stesso discorso, fatevi le vostre ricerche e vedete, c'è mercato, non c'è mercato, come va. Poi io tendenzialmente quando uno mi chiede cosa pensi della tal galleria, cosa pensi del tal critico, cosa pensi della tal piattaforma, non rispondo mai, ok? Perché non lo ritengo professionale. Sì, a parte che Fatti le tue dovresti fare, ricerche. penso, una tua ricerca personale Sì, prima esatto, di dover dire poi qualcosa. prima di dire male. Insomma, Sì. cioè, Allora. siete voi che dovete cercare le vostre ricerche, ecco. Giusto. Ciò che conta è avere gli strumenti, Esatto, come abbiamo esatto. fatto emergere Sappiate oggi in questa solo diretta. una cosa, che se io vi cito qualcuno, tipo Singularte, così, è perché l'ho studiato bene, sono sicura che sono seri e lavorano bene. Altri, se non ve li nomino, è perché o non li conosco sufficientemente bene o perché non li ritengo seri, quindi Ti astieni. astengo. Allora, andando alle domande, perché qui io non ne ho viste. Ah, aspetta, giusto, è che mi sembra molto pubblicizzato ma poco affidabile, farò ricerche. Ah, questo Talent. Vabbè, sì, allora conviene che fai maggiori ricerche. E no, non vedendo altre domande, se non le ho perse, spero di no, andrei su quelle che ho salvato. Ho tolto qualcuna che abbiamo già risposto durante, quindi farei queste due. Come si possono vendere le opere d'arte online senza commettere errori? Seguendo i miei corsi è troppo, cioè, no, no, allora sembra che sono qua comprate. Allora, siccome sono argomenti complessi, cioè gli errori che potreste fare sono tantissimi, a partire dal prezzo, dal modo in cui vi proponete, dalla scelta della piattaforma, cioè, beh, sono talmente tanti che vi Sì, conviene. anche Allora, io vi perché do un sì. consiglio. Se mi vedete per la prima volta, non dite ma sta qua chi è, cosa fa, cosa è, allora andate sul mio sito, vi mettete lì pian pianino, vi leggete tutti gli articoli, voi guardate tutti i video, ci vorrà un po' di tempo perché sono davvero tanti, ci sono le risorse gratuite da scaricare, vi dedicate 2 sere, un mese a guardarvi tutte queste cose qua e già vi farete tantissima chiarezza mentre, se poi lo riterrete opportuno, ci sono le consulenze, ci sono i corsi, ci sono le valutazioni e tutto quanto. Il mio consiglio è questo, iniziate da tutti i contenuti gratuiti che sono già veramente tanti e ne faccio in continuazione. Quindi anche se uno dice vabbè no, non mi fido, non me la sento, chi è sta qui, c'è tanta roba gratuita. Quindi torniamo sempre al discorso iniziale. Preparatevi, Certo, cercate di esatto. capire il contesto in cui vi inserite. Soprattutto se, come si evince un po' da questa domanda, siete proprio Esatto. all'inizio sull'argomento, perché è naturale che ci Banalmente, siano un po' più. per rispondere nello specifico, cos'è che ha chiesto vendere online? Vendere le proprie opere d'arte online. Esatto, cioè, rischi se non parti un po' preparato di bruciarti, ok? Quindi se già ti proponi male all'inizio, anche se vuoi per esempio appoggiarti a delle piattaforme di vendita online serie, così ti proponi ad mentula canis, come direbbero i latini, ti becchi un bel no e chi si è visto si è visto. Quando invece ti prepari un po' meglio, sia da un punto di vista di brand, opere, fotografie delle opere, i prezzi che dai alle opere, eccetera, ti prepari un po' meglio, magari hai più possibilità di ricevere un sì, ecco. Poi anche quando si ricevono dei no o si hanno degli sconti negativi o tu proponi le tue opere e nessuno ti compra, niente così, anche psicologicamente, emotivamente, sono batoste, si soffre soprattutto all'inizio e quindi andreste a complicarvi tantissimo tutto per cosa? Perché non avete avuto voglia magari di leggervi 4 robe, di guardare un po' di video che ho fatto io o qualcun altro, capito? Aspettate un attimino, impegnate in quella direzione, partite bene. E vi fate meno male, ecco. C'è uno che continua a chiedere se ho davvero più di 40 anni. Sì, sono del 1982, lo so che, guarda, giusto un po' di tempo fa ho fatto un corso, uno mi ha detto che sono uno scherzo dalla natura. Non lo so, io mi conservo bene, non so. Però, sì, no, però comunque, e non faccio neanche niente di che, io faccio trattamenti, creme strane.
Di famiglia siamo un po' così, tutti abbastanza giovanili, poi faccio una vita sana, sport, non ho particolare stress, quindi... Però È un sì. vantaggio, dai. No, calcola che io ho dovuto inserire nel sito la mia data di nascita perché ho avuto una cliente che mi ha detto che i suoi figli le dicevano no, ma non andare qua, è troppo giovane, alla mia età, ma com'è possibile che sa queste cose? E Pazzesco. effettivamente poi avevo fatto un sondaggio. Ed era stata un'impressione di diverse persone, dire, ma sta qua, cioè, nata, come Ma dice, sono dai. nata l'altro ieri, allora ho messo la mia data di nascita, così sapete, sono over 41 ne ho, quindi... No, complimenti davvero, non l'avrei mai detto. Ma no, tutto, Niente. non faccio niente in realtà, quindi Non è c'è una un'eredità. ricetta magica, la Però dico formula. Ok. sempre, se dovesse andare male quello che sto facendo, mi spaccio come... venditrice di Elisir di Eterna Giovinezza. Sei credibile. E allora, ci sono due domande. Una è quella che si collega un po' con quello che stavamo dicendo, e anche l'altra, mi sa. Per un artista è meglio vendere in autonomia o affidarsi a una galleria? Come tutte le cose, non è che c'è un problema. Allora, se trovate un bravo gallerista che si smazza un sacco di faccende, eccetera, eccetera, tanto meglio, nel senso, cioè, è un punto di forza, una bellissima collaborazione, eccetera. Il problema è che non ce ne sono tanti di galleristi che lavorano bene, il problema è quello lì. E quindi, per forza di cose, uno si deve trovare nella maggior parte dei casi ad arrangiarsi. E quindi Sì, dovete saper vendere anche da soli. Poi, ci colleghiamo ognuno... infatti all'altra domanda. È necessario avere un proprio sito web per vendere o per presentare la propria arte? Sì, obbligatorio. Proprio per quanto vi possono dire no, ma tanto ci sono i social, non è vero. Allora, i social vi richiudono domani, cambia la visibilità e tutto quanto, eccetera. Però al di là di questo, cioè il fatto che non è da sottovalutare, che è importantissimo che il sito è casa vostra, ve lo gestite voi, non è che domani vi chiudono, vi censurano o che cavolo. Cioè, pensate solo a Facebook, fino a qualche anno fa erano tutti su Facebook, adesso Facebook non lo usa più nessuno per dire. Voi magari vi eravate costruiti un mega pubblico su Facebook e ti trovi così, senza niente in mano. Però al di là di questo, allora voi dovete sempre mettervi nei panni di chi c'è dall'altra parte, okay? Voi non siete, quando voi vi mettete sul mercato, voi non siete il centro di tutto è chi compra. Quindi che bisogna chi compra? Io ti scopro sicuramente su un social media, perché il sito non serve per scoprirvi, perché uno non è che cerca su Google artista astratto e gli comparete, no. I motori di ricerca sono Instagram o le piattaforme di vendita online, okay? Io vi vedo su una di queste realtà. Dico, ma guarda che bello l'artista Pinco Pallo, che belle opere che fa. Cosa vi dicevo prima? Chi compra arte adesso non è compra di impulso, ma sempre più è un ricercatore. Quindi, brava Anna, mi piace, però prima di tirar fuori la carta di credito, fammi fare delle ricerche. Quindi cerco online, Anna Rossi, artista, cosa fa? Cosa... Già il fatto che voi non abbiate un sito web dà immediatamente una percezione di voi di artisti non professionisti, non professionali, non professionisti. Poi magari non è vero, siete favolosi e fantastici, ma c'è subito questa percezione. Quindi è fondamentale avere il vostro sito web. Il sito web poi è anche utile perché se io voglio delle informazioni su di voi, vi trovo su Instagram, non è che vado a leggere tutti i post per vedere cosa avete fatto, quel post, no, sul sito trovo chi siete. Il vostro statement, che opere avete disponibili, dove le posso comprare, quanto costano, cioè è un'altra cosa. Però la cosa più importante è la percezione. Qua si entra nel discorso del brand, che è importantissimo. Parentesi per farvi capire. Il brand uno lo associa sempre a una cosa brutta, ok? A Gucci, Barilla, eccetera. No, il brand è la percezione che gli altri hanno di noi. Nel momento in cui noi ci proponiamo un pubblico, ma anche come genitori, come insegnanti, come cose. Abbiamo un brand, cioè chi c'è dall'altra parte ci percepisce in un determinato modo, con determinate caratteristiche. Ah, quella è l'insegnante simpatica, però è severa, eccetera. Stessa cosa per un artista. Vi percepiscono in un determinato modo. Questa percezione può essere più o meno coerente con quello che voi siete veramente. Quindi voi magari siete degli artisti o vorreste apparire come degli artisti professionali, capaci. Però comunicate in un modo che l'idea che arriva dall'altra parte è che siete dei disperati.
Già non avere un sito web dà di voi un'impressione di un articolo, cioè essere solo su social dà di voi purtroppo, che sia giusto, che sia sbagliato, però l'impressione che trasmette è quella che sì, lo fate, ma è un gioco, capito? Il sito invece vi fa dire, cavolo, questo è un professionista. Potrebbe non esserci bisogno di un sito quando siete rappresentati da una galleria importante, che quindi ha il suo sito, ha la sua reputazione, c'è la pagina dedicata a voi, eccetera. Però anche lì io consiglio sempre di avere il proprio sito, però è obbligatorio, obbligatorio. Ok, c'è un'errata corrige sulla domanda: per un artista è meglio vendere in autonomia o affidarsi a una galleria, che abbiamo visto prima, perché intendeva dire, cioè, se questa persona vende già con una galleria online, se è necessario che ne abbia una anche non online. Ma necessario non c'è. Allora, nel momento in cui voi non avete dato l'esclusiva a nessuno, potete vendere dove volete. E io vi consiglio, se siete all'inizio, di testare più strade possibili. Perché magari con la piattaforma online vendete tantissimo all'estero. Invece avete una galleria fisica che vi vende tantissimo in Italia. Perché dire no a una o all'altra? Se avete dato l'esclusiva però a qualcuno, allora necessariamente non potete Aspettate. essere su più pronti. Però, insomma, non c'è qualcosa che è obbligatorio, ecco. Può funzionare, può non funzionare, dovete fare tentativi, o può funzionare per un periodo e poi non funzionare più. Ma non ci sono regole rigide, ecco, questo è importante che lo capiate, tranne quella del coefficiente che è da bandire. Sì. Beh, a parte che vedo che qualcuno ha detto c'è sempre Frida che ti aiuta a restare giovane. Ah, lei sì, no, lei mi fa tornare bambina perché mi diverto un casino, lei è buffa, gioca, quindi io sembro una bambina di 3 anni Sì, quando sono con lei, quindi probabilmente è vero. insieme l'effetto. Sì. Allora, c'è un'ultima domanda, se non ne arrivano altre, e poi possiamo, penso, chiudere. Non avendo partita IVA, è possibile inserire il prezzo delle opere nel mio sito? Mi sembrava strano che nessuno mi facesse la domanda sulla partita IVA. Ragazzi, commercialista! Non chiedete a me perché potrei darvi delle informazioni, ma fuorvianti. Allora, il fisco in Italia è un casino totale e assoluto per qualsiasi categoria, per gli artisti ancora di più, perché non è ben regolamentato. Ci sono mille eccezioni, quindi non guardate, ah, però il mio amico artista fa così e non ha la partita IVA. No, perché dipende se avete altri redditi, quanto vendete, con quanta frequenza vendete, dove vendete, eccetera, eccetera. Quindi sempre da un commercialista. Vi posso dire però questa cosa, che in Italia se avete un e-commerce dovete avere partita IVA, perché è visto come un tuo negozio personale. Ecco. Però non è obbligatorio, ma non vuol dire che non la dobbiate avere, perché potrebbero esserci mille varianti che vi dicevo prima, se per esempio vendete su una piattaforma esterna, quindi magari siete su Singulart, non avete la partita IVA. Potreste non averne bisogno, ecco, però andate sempre da un commercialista perché è un casino, vero? E anche artisti diversi che vanno da commercialisti diversi hanno approcci diversi, sebbene siano nelle stesse situazioni, perché anche i commercialisti poverini non sanno dove sbattere la testa, perché in Italia se sei un artista non si capisce niente, ecco. Eh Quindi sì, non è così auguri. semplice. No, Esatto. Qualcuno infatti io dice. mi tiro fuori, non chiedete niente a me, ma no, al di là di quello, anche se fosse semplice, non è il mio lavoro, Sì. quindi no. Beh, comunque è una situazione individuale per ciascuno, e quindi il senso è quello che va indagato con chi si occupa degli aspetti fiscali, giustamente. Esatto. Qualcuno dice se c'è pubblicità e c'è prezzo, significa che non è un'attività occasionale. Cosa? Fa pubblicità, no? Ho capito. Se c'è pubblicità e c'è prezzo, significa che non è un'attività occasionale. Vabbè, Allora, andiamo qui siamo in un sempre ginepraio esatto, assurdo. in Andate dal vostro merito. commercialista e seguite lui. Bisogna valutare tante altre cose. Ultimissima, allora, se vendo all'estero, le vedi anche tu, per la Sì? dogana, ok, per la dogana ci vuole un certificato apposta. Sì, dipende dall'estero dove. Se sei in Europa, no. Se esci dall'Europa, sì. Vai a vederti tra i vari contenuti, perché anche questo è un delirio. C'è proprio un video che ho fatto con un'altra artista che vende molto all'estero che spiega tutta la trafila assurda che bisogna fare all'ufficio delle esportazioni di opere d'arte. Quindi sì, però Ok. se vendete fuori dall'Europa sì, servono dei documenti in più.
Allora, una piattaforma commerciale come Etsy può essere un buon strumento per cominciare a farsi conoscere? Sì, assolutamente. Ovviamente considerate che Etsy non è come per esempio SingulArt, cioè SingulArt è una piattaforma che però investe molto anche sul marketing, quindi vi porta dei clienti, Etsy no, quindi può essere una buona piattaforma se non vi volete fare il vostro e-commerce, è una piattaforma sicura che tanti conoscono e quindi dà anche sicurezza a chi compra, però poi dovete fare voi tutto il lavoro per mandare le persone dentro Etsy a comprare le vostre opere, ecco, quindi ogni piattaforma ha le sue particolarità, bisogna conoscerle e capire che cosa bisogna fare. Sì, certo. Va bene. Quindi io Da. domande. Ah, c'è una. Esiste un santo per gli artisti a cui Non rivolgersi? lo so, magari c'è, non adesso faccio una ricerca online. Se no, c'è il santo Bella per domanda. tutto, Crivio ci sarà anche un santo. Se non ho fatto il santo per gli artisti, ragazzi, è proprio. Ci So hanno che c'è Santa abbandonato davvero. Cecilia, che è quella dei musicisti, Santa Ah, Cecilia. ecco. Ma non so, per. Adesso bisogna andare a vedere. Va bene, allora niente, noi ti ringraziamo vivamente davvero per il tempo che hai Grazie dedicato a a voi. questa diretta. Oh, che abbiamo fatto quasi 2 ore, eh? Infatti sono sconvolta da questa cosa, non immaginavo perché è veramente volato, almeno per me. Anche per me. E quindi ricordo che la diretta sarà salvata, quindi Perfetto, la prova a vedere ritroverete. se riuscite. Io non l'ho mai fatto, ma ho scoperto che si Ah. può fare perché me l'hanno chiesto. Quando vai a pubblicarla, adesso che è finita, puoi Ok. far sì che venga pubblicata anche sul mio Infatti ci guardo profilo? Come fa? perché non l'ho mai fatto nemmeno io, Allora, io so che sinceramente. con i post, quando tu fai il post, poi fai il tag e c'è una cosa tipo invita collaboratori, Ok. eccetera, eccetera. Probabilmente c'è anche nelle dirette, se puoi, bene, se no, vabbè, Appena chiudo pazienza. vedo subito Sì. se c'è e lo faccio assolutamente subitissimo. Niente, quindi se avete qualcosa da approfondire su queste tematiche, Stefania c'è, sapete dove trovarla, tutti i suoi servizi. Se hai qualcosa da dire tu. No, io vi ringrazio e mi fa sempre piacere chiacchierare, per me è proprio divertimento, quindi non mi pesa neanche un po'. Se volete, appunto, avete qualche domanda, scrivetemi, io rispondo sempre a tutti. Magari ci vuole qualche giorno perché, insomma, a volte ricevo tanti messaggi e non riesco a stare dietro a tutti, però nel giro di 3-4 giorni rispondo sempre. I miei servizi li trovate sul sito e anche le risorse gratuite, insomma, c'è tutto, ecco. Se volete Ottimo. approfondire il discorso mercato dell'arte, gli strumenti ci sono e sta a voi, ecco, far qualcosa. Esatto. Va bene, ancora è stato davvero un piacere Anche anche per me. conoscerci. E niente, dai, buona giornata a tutti e Ciao, ciao, a ci presto. salutiamo. Ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Ciao.